Chiara, tu sei la testimonial perfetta di Invitalia perché hai ricevuto a tuo tempo dei contributi importanti che ti hanno permesso di far crescere la tua azienda e di farla anche proseguire nel tempo perché dicevi prima, il 2004 nasci, 2024, quindi 20 anni di attività. Raccontaci. Esatto, infatti è nata 20 anni fa, i primi passaggi faticosi, avevo la fortuna, sfortuna, che i miei non avevano un'attività similare, ma mi hanno dato anche loro energia, quindi tante persone che mi davano energia, ma diciamo a livello economico no, quindi all'inizio un pochino più dura, un percorso un po' in salita ma con tanta passione. E poi, appunto, 2 anni fa ho avuto la fortuna di accedere a questo bando in Italia per l'imprenditoria femminile e che mi ha permesso di aggiungere quell'anello mancante che necessitavo ancora, appunto. Mi ha permesso, appunto, di migliorare, di dare una, diciamo, una legata, una spunto di diventare un pochino più precisi e più veloci nel dare dei risultati analitici e soprattutto di assumere dei ragazzi in cui credo tantissimo. Li abbiamo trovati inizialmente con un po' di difficoltà perché, come dicevo prima nell'intervista, il ragazzo deve essere un attimino condotto diciamo, nell'approcciarsi con le aziende. Io ho avuto la fortuna di trovarli adesso con questo anno e grazie ai bandi li ho assunti e sono uno da febbraio e uno da marzo 2024. Anche loro quindi festeggeranno i nostri 20 anni. Quindi un'attività imprenditoriale dove raccontavi tutto ciò, c'è anche il tuo percorso di vita come mamma. Esatto, infatti nato figlio e attività tutte e due nel 2004. Parto gemellare, A distanza però, a distanza. Quindi no, ho voluto dirlo perché uno pensa sempre, anche se siamo quasi nel 2000 rotti, le donne dicono sempre con un po' di difficoltà e invece forse siamo, con tutto rispetto per i presenti, siamo più testardi, più tenaci, quindi ce la facciamo. Forse, anzi, anche il figlio mi ha dato energia, quindi veniva anche lui da piccolino vicino a me a aiutarmi a lavorare, perché quantomeno di energia. Quando hai avuto accesso a questi fondi, Invitalia non era presente con il suo polo, il suo hub sul territorio. Quindi è un'opportunità fantastica per i ragazzi adesso Assolutamente, infatti ascoltare. io l'ho detto, perché per me inizialmente sembrava una realtà quasi virtuale, perché mandavo mail, chiamavo, per carità, mi rispondevano, parlavo con le persone, ma non le vedevo fisicamente. Un'opportunità concreta. Per i ragazzi qua a Novara assolutamente sì.